sarebbe stato arrestato Surovikin. La guerra in Ucraina è ancora aperta, vi ricordo, da più di un anno. Il generale russo, tuttavia, sapeva, si sarebbe schierato con Prigozhin. Mi informo inoltre del fatto che Zuppi oggi e ieri è stato a Mosca per un progetto di pace, per portare un po' di pace in una nazione come la Russia, non tanto tormentata, ma creatrice di guerra nei confronti dell'Ucraina. Bene, quindi c'è questa guerra, questi eventi di guerra che continuano ad esserci, continuano ad essere purtroppo presenti, e di conseguenza il cardinale Zuppi, proprio a Mosca, cerca un po' di pace, un po' di serenità, un po' di respiro, per far sì che effettivamente, parlando in concreto e non in astratto, questa pace arrivi e sia duratura nel tempo. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, che è Narratore Italiano Documentale. Ciao a tutti.